Peppe, eccoci qui, Vessella. Sì. Assisteremo adesso al metodo Vessella. In cosa consiste, Peppe? Consiste, faremo una tecnica di amore e meditazione. Con loro? Tutto il gruppo. Vogliamo dire le tue collaboratrici quali sono il loro nome? Tuo nome? Loredana. Rita. Alessandra. Ok, allora andiamo, Peppe. Siamo carichi? Carichissime. Vai! Una cosa, no? Io vedo un attimo tutti questi tipi di scarpe, ma non siamo dal calzolaio, vero? No, qui quando arriviamo ci togliamo le scarpe, le poggiamo qua più o meno, sì. Però vedi che il disordine è bello perché qua non siamo disciplinati. È casuale. È casuale, sì. Peppe, stiamo aspettando altri ospiti, sì. No? Com'è il, diciamo, lo slogan qui? Appena si entra, cosa dici tu a chi viene qua? Il cancello è sempre aperto. E lo vediamo. Tu sei responsabile se vuoi venire o non vuoi venire. Se vuoi uscire, la porta è aperta. La porta è aperta. Tu te la chiudi e tu te la apri. Però non se ne va mai nessuno. Lo so, rimanga qui. Io mi chiamo Antonella. Antonella, perché è venuta qui lei, da Peppe? Ma sono venuta su invito di una mia amica, casualmente. Era incuriosita? Sì, era incuriosita. Non... Cosa non cerca era... lei? Cerco uno sviluppo interiore. Conoscevo, avevo sentito il nome di Peppe da 2 anni. Ci ho messo 2 anni praticamente per venire qua. Quando l'hai visto così, con i calzoni corti, che effetto ti ha fatto? Istintivamente subito mi è piaciuto tantissimo e poi quando sono arrivata qui appunto ho cominciato questo lavoro che si fa qua e da quel momento c'è un benessere, un'energia che è dentro di me molto potente. Thank you.
Inizia, ma non c'è una fine. Questa perché non è una fine, è l'inizio o la fine, non si sa. Niente, non c'è. Solo l'inizio, ma la fine non esiste.